Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questa è la seconda parte dei libri letti a luglio. Allora, parto subito per non dilungarmi troppo. Comunque, come sempre, giù nell'info box troverete link di tutti i libri presenti in questo video. Il primo libro di cui voglio parlarvi ha una nuovissima uscita che io ho letto in anteprima grazie all'autrice. Sto parlando di Criminal, che è l'ultimo capitolo della saga thriller che era iniziata con una canaglia. Allora, nel primo libro della serie troviamo un serial killer che appunto uccide delle persone e queste persone vengono ritrovate con delle frasi incise sul petto. Ovviamente indagherà un ispettore di polizia, ma una ragazza viene contattata dal serial killer che appunto le dice che vuole giocare con lei e lei dovrà scoprire chi saranno le prossime vittime e chi è il serial killer. Quindi questa è la trama del primo libro. È una saga che io ho apprezzato particolarmente, mi sono piaciuti tutti e quattro i libri, non mi hanno annoiato, la scrittura rimane in tutti e quattro volumi molto semplice, molto scorrevole, senza tanti fronzoli e le trame sono sempre cariche di ansia, suspense, hanno tutti degli elementi che sono presenti di solito in un buon thriller. Quest'ultimo volume è stata una sorpresa perché io mi aspettavo un certo tipo di trama per questo volume conclusivo, una storia in un certo modo. In realtà quello che mi si è aperto davanti non me lo aspettavo completamente. L'autrice ha scritto una trama completamente diversa da quella che io mi sarei aspettata. E questo però non mi è dispiaciuto, infatti il libro comunque mi è piaciuto, semplicemente mi aspettavo una cosa diversa. L'autrice mi aveva detto, vedrai che poi alla fine ti tornerà tutto. E devo dire che se all'inizio ero un po' spaesata, perché appunto mi aspettavo un'altra cosa, arrivati poi alla fine tutto si chiarisce, tutto si risolve, tutto si capisce, quindi se appunto iniziate questa serie io vi dico di arrivare fino alla fine e di stare tranquilli perché tutti i nodi verranno al pettine alla fine di quest'ultimo libro. È stata una degna conclusione, inaspettata, ma comunque una conclusione che mi è piaciuta. Nei libri precedenti trovavamo appunto dei volumi divisi in due parti, mentre qua abbiamo i capitoli alternati, quindi la storia va avanti e indietro nel tempo, è ambientato quasi tutto all'interno di un carcere, troviamo dei nuovi personaggi e ritroviamo anche i vecchi personaggi, ma qui le situazioni sono molto cambiate, non voglio dirvi niente perché è bello anche un po' scoprirle le trame. Vi dico solo che anche in questo libro non mancano colpi di scena, non manca la suspense, quindi assolutamente vi consiglio la saga e questo ultimo libro appunto di questa serie di libri thriller. Altro libro che ho letto, anzi ho ascoltato e letto insieme perché ho avuto questo mese e il prossimo Audible gratis, io di solito non ascolto gli audiolibri, comunque il libro che ho letto è stato Vox. Vox è un distopico che viene spesso associato o comunque messo un po' in comparazione con Il racconto dell'ancella. La nostra protagonista è Jan, che come tutte le donne che stanno negli Stati Uniti ha al polso un contaparole. Infatti le donne non possono dire più di 100 parole al giorno. Questo è un esperimento che appunto ha messo in atto gli Stati Uniti e queste donne, oltre ad avere le parole contate in una giornata, si ritrovano con i passaporti tolti, i conti in banca eliminati, vengono tolti anche i lavori perché le donne devono solamente pensare alla casa, ai figli, alla famiglia.
Gianna ha una possibilità di un lavoro e grazie a questo lavoro lei potrà cambiare il destino di tutte le donne. È un libro che, devo essere sincera, a me è piaciuto di più del racconto dell'ancella, perché anche qua abbiamo come protagonista una donna forte e abbiamo il suo punto di vista per tutto il libro. Però, a differenza del racconto dell'ancella, questo libro l'ho trovato molto più dinamico, molto più avvincente. La seconda parte diventa quasi un thriller, è molto più movimentata e questa seconda parte capisco che possa non piacere, invece a me è piaciuta molto. Mi è piaciuta molto perché appunto ha reso il libro molto più veloce e molto più carico di suspense, di adrenalina, di azione e di movimento. È un libro che mi ha trattenuta, che mi ha tenuta incollata alle pagine dall'inizio alla fine, però secondo me alcuni fatti dovevano essere un pochino più approfonditi. Questa è stata la pecca del libro. Dovevano sì essere più approfonditi i fatti e magari anche alcuni personaggi. L'autrice sceglie molto con attenzione il linguaggio che utilizza e il mondo che ha creato è veramente un mondo che mette ansia, un mondo inquietante ed è un mondo ben costruito. Nonostante appunto sia un libro che parla di silenzio, di solito ci si aspetta il silenzio, un libro che va lento, un libro più pacato, invece qua è un libro veramente molto rumoroso, è un libro che non annoia, è un libro molto dinamico. C'è un risvolto inaspettato, un risvolto coinvolgente, ovviamente c'è una lotta al desiderio della libera espressione in questo libro. Comunque è un libro che a me è piaciuto e che consiglio. Poi, altro libro che ho letto, anzi riletto, è stata La nona casa. Io avevo già letto questo libro, mi era piaciuto moltissimo, ma siccome volevo leggere Hellbent, che è il secondo volume, io non ricordavo molto bene il primo libro e l'ho riletto, perché questa serie scritta da Leigh Bardugo è una serie impegnativa, non si legge facilmente, ci vuole impegno, non sono quei libri leggeri che ti leggi così mentre fai altro, e quindi dovevo rileggerlo per ricordare bene alcune parti, alcuni particolari di questa serie. Abbiamo Alex, che è la nostra protagonista, ha 20 anni e riesce a vedere i fantasmi da tutta la vita. Proprio perché riesce a vedere questi fantasmi, lei diventa un'emarginata, fa abuso di droghe, ha una vita da reietta e viene contattata dal preside di Yale, della facoltà di Yale, le viene offerta una borsa di studio perché appunto hanno bisogno di questa sua capacità. Infatti lei viene assunta dalla Liti, che è una delle nonne case presenti a Yale, queste case elitarie dove escono solamente persone famose, persone molto influenti, e questa casa ha il compito di controllare tutti gli eventi magici che hanno luogo nelle altre 8 case all'interno di Yale. E questa capacità di Alex torna molto utile per questo scopo. Ovviamente succedono una serie di cose, inizia anche a domandarsi Alex effettivamente che cos'è la Liti, che cosa fa, se è giusto o no quello che fa questa casa, e succedono varie cose. È un libro che a me è piaciuto nonostante appunto l'ho già letto, l'avessi già letto, mi ha comunque tenuto ancorata alle pagine. I protagonisti sono ben caratterizzati, soprattutto Alex. Alex è caratterizzata benissimo ed è il punto di forza di questo libro, c'è questo scavo psicologico, questa caratterizzazione del suo personaggio che è favoloso, e Alex è un personaggio costruito veramente con maestria e rende il libro uno scalino superiore, ecco, rispetto magari agli altri libri dell'autrice. È un libro che non è piaciuto a tutti. A me è piaciuto molto di più della trilogia della Grisha verso letto il primo libro e sto leggendo il secondo, però questo mi è piaciuto di più. È un dark academia, un fantasy per adulti che ha una trama molto complessa che a me è piaciuto tantissimo. Ci sono molti risvolti che mi sono piaciuti i personaggi. C'è un avanti e indietro, un andare avanti e indietro nel tempo in questo libro. Questo ci permette di capire meglio gli eventi che sono successi, ma anche di conoscere meglio il personaggio di Alex. È un libro
Molto interessante, qua si parla di violenza, di droga, di abusi, eccetera, eccetera, quindi non è adatto a tutti anche per queste tematiche, comunque a me è un libro che è piaciuto moltissimo. Passando poi al secondo libro che è Hellbent, è il secondo libro della saga, non so di quanti libri sarà composto, da quanti libri sarà composta la serie. Anche in questo libro troviamo una storia di magia che parla di potere e privilegio, come anche poi nella Nana Casa. Diciamo che il fulcro, secondo me, di questi libri è proprio questo, il parlare di privilegi. Devo dire che in questo libro non ci sono grossi risvolti narrativi, come mi sarei aspettata. C'è anche qua uno scavo psicologico grosso dei personaggi. Qua rispetto al primo libro abbiamo un po' più una dinamica di gruppo. Si crea questo gruppo e i dialoghi, che appunto l'autrice ha scritto, le interazioni che hanno questi personaggi a me sono piaciuti moltissimo perché sono ben costruiti e intrattengono veramente molto bene. L'evoluzione psicologica di Alex va di pari passo con il suo potere in questo libro ed è una cosa che a me è piaciuto moltissimo perché Alex non è per niente un personaggio statico. Alcune cose avrei preferito che fossero state spiegate meglio e alcuni risvolti narrativi, devo dire, non mi hanno convinta fino alla fine, però comunque ho amato i personaggi, ho amato i temi trattati e ho amato anche questo secondo volume che non mi ha annoiata e che comunque consiglio. Speriamo in un terzo volume che sia, insomma, che riesca a reggere un po' botta. Detto questo, mi sono scritta in maniera meticolosa e quasi ossessiva qualsiasi cosa di questi due volumi, in modo che quando uscirà poi il terzo non me li dovrò rileggere tutti da capo perché sono appunto dei libri impegnativi e doverli rileggere, ci vuole, ecco, impegno. Mi sono aiutata per quanto riguarda il primo volume, La Nana Casa, con l'audiolibro, quindi ascoltavo il libro e nel frattempo lo seguivo in cartaceo, però ecco, non è Audible, non è un abbonamento che intendo fare, quindi è stata solamente un'eccezione. Un altro libro letto che è stato un regalo di Giulia del canale Hina Yoshimoto è questo libro di Marilu Oliva, L'Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre. È il primo retelling che questa autrice scrive. Io avevo questo libro in wishlist da tantissimo tempo e Giulia, per il mio compleanno, per Natale non ricordo, utilizzando la wishlist che ho di Amazon, me l'ha preso, la ringrazio moltissimo. La scrittura è molto fluida e scorrevole, è un libro che si legge molto velocemente proprio grazie a questa scrittura, ma anche perché è un librino piccolino, sono poco più di 200 pagine. È un libro che ho letto volentieri senza mai annoiarmi e mi è piaciucchiato, però mi aspettavo altro, mi aspettavo di più. Infatti, come si può capire dal titolo, è appunto la storia dell'Odissea, ma raccontata dal punto di vista delle donne. Quindi mi aspettavo di trovare un punto di vista femminile, i pensieri, uno scavo psicologico di queste donne e magari anche qualche cosa in più, che ne so, magari la loro storia prima dell'Odissea. Mi aspettavo qualcosa di più. Quello che invece si trova nel libro sono queste donne che si struggono per Odisseo, quindi la stessa identica cosa che troviamo nell'Odissea la ritroviamo qua. Cioè, in questo libro il protagonista rimane Odisseo. Le donne non sono assolutamente le protagoniste di questa storia, perché ogni volta, in ogni storia, in ogni punto di vista diverso, queste donne l'unica cosa che hanno da raccontare, l'unico pensiero fisso che hanno è: quanto è bello Odisseo, perché Odisseo non mi considera, perché Odisseo se ne vuole andare, perché Odisseo non rimane qui, oh mio Dio, quanto lo amo. Fine. Non hanno altro da esprimere. Nessuno ha un altro tipo di pensiero. Il loro unico pensiero è Odisseo. Loro vivono in funzione di Odisseo e questo libro è tutto in funzione di Odisseo. Quindi non ho trovato niente di diverso dall'Odissea. Nell'Odissea il protagonista è maschile, è tutta una storia maschilista dove il punto, appunto, sono sempre gli uomini e in questo libro è lo stesso, semplicemente sono le donne che parlano, ma il loro pensiero va sempre a Odisseo, quindi questa è una cosa che mi è dispiaciuta molto perché poteva essere un libro molto interessante,
Ma ahimè, non mi è piaciuto per questo motivo, cioè non è che non mi è piaciuto, mi è piaciuto leggerlo, non mi ha annoiato, non è che ho detto oh mio Dio che palle sono qua che leggo sta noia, no, l'ho letto volentieri, è scorrevole, intrattiene, ve lo consiglio anche, però non vi aspettate un libro femminista, non vi aspettate di trovare dei punti di vista delle donne, non vi aspettate di trovare le donne come protagoniste, se leggete il libro con questa ottica... È perfetto. Lo consiglio anche a chi, soprattutto a chi non ha molte conoscenze dei miti greci e dell'Odissea, perché questo potrebbe essere un buon modo per approcciarsi. I fatti, appunto, che vengono narrati in questo libro sono molto in linea con l'Odissea, non si scostano dall'Odissea, quindi se non l'avete letta, questa è una scrittura più facilitata, è un altro, è strutturato in un'altra maniera, quindi sicuramente può essere un buon approccio, anche per avere una conoscenza di base, questo sì, però se avete già questo bagaglio culturale, vi consiglio magari altro. Ho un altro libro di Marilu Oliva, di quello ne parlano meglio, me l'ha sempre regalato Giulia, devo ancora leggerlo, lo farò assolutamente entro questo mese o il mese prossimo, comunque intanto lui l'ho letto. Altro libro che ho letto, e che ho già venduto è Catherine House, di Elizabeth Thomas, edito Mondadori, Oscar Wilde, è un libro che io appunto ho già venduto. Qua abbiamo Catherine House, che è una scuola per eccellenza nascosta nel nulla della Pennsylvania. Qua escono tutte menti brillanti, un po' come succede per la nona casa, c'è un po' un'elite e anche il sistema per cui vengono scelte le persone, un sistema particolare, non è semplice entrare in questa accademia. Le persone, gli studenti che entreranno appunto a Catherine House saranno tagliati fuori del mondo, perché per tutti gli anni dell'accademia, estate comprese, Natale, tutto, loro non usciranno dall'accademia, non potranno telefonare a parenti, amici, non potranno scrivere lettere, non hanno televisione, radio, niente, sono semplicemente segregati in questo posto. La nostra protagonista, che è un po' anche lei, una persona che è lì, ma forse non dovrebbe proprio essere lì, quello non è proprio il suo mondo, ma è la cosa più vicina a una casa che lei abbia mai avuto. Ora non mi ricordo il nome della protagonista, perdonatemi, comunque in questa casa, però in questa scuola avvengono dei riti particolari, insomma, iniziano a succedere delle cose, poi ci sarà appunto, come dice qua, ve lo voglio leggere perché è una parte che è scritta proprio nella trama del libro, nella quarta di copertina, qua c'è scritto: e quando scoppia la tragedia, Ines, che è la nostra protagonista col nome, inizia a sospettare che l'istituto nasconda un pericoloso segreto. Quindi è un libro che poteva essere la trama poteva essere un thriller pazzesco. Le basi c'erano. Peccato però che questo potenziale non è stato sfruttato per niente. Questa tragedia che viene scritta non è altro che, ve lo dico perché all'inizio delle pagine, non è uno spoiler così grande, non è altro che la morte di una persona, che però viene descritta in tre righe, non ci viene detto bene quando, come, perché, cosa. La protagonista non è che ne soffra particolarmente, cioè ci viene detto Tizia è morta, fine. Ok? Cioè nel senso, va bene, abbiamo dei personaggi piattissimi, dei dialoghi piattissimi e noiosissimi, una trama noiosissima, non succede mai niente, quando sembra che stia per succedere qualcosa, come ad esempio è morta questa tizia, poi in realtà non succede nulla. Rimane così, una noia pazzesca. Se non avessi avuto l'audiolibro, io questo libro non l'avrei finito perché molte volte ho pensato di abbandonarlo. Non so come dirvelo, mi è sembrato di guardare una puntata pomeridiana del Grande Fratello, nemmeno la puntata serale che magari ogni tanto litigano, succede qualcosa e magari a qualcuno può piacere, però proprio il pomeriggio, cioè vedere, è stato come seguire una persona nella monotonia delle giornate normalissime. Quindi abbiamo dei dialoghi del tipo... Ciao Anna, ciao, cosa fai? Niente, sono qua nel letto. Ah, ho fame, vado a mangiare un biscotto. Questo. Addirittura ci viene scritto quante volte la protagonista va a fare la pipì. Cioè, c'è proprio scritto: vado a fare pipì, ho fatto la pipì. Cioè, ci racconta tutto quello che succede nella vita di questa persona. Ma seguire la vita di qualcuno non è
emozionante, non è avvincente, non è interessante, quindi è stata di una noia mortale. Non ho trovato, ho cercato in tutti i modi di trovare almeno una cosa positiva di questo libro, ma veramente non ne ho trovata una. I personaggi fanno schifo, i dialoghi anche, la trama pure. Non mi è piaciuto assolutamente niente, infatti l'ho venduto e ciao, ve lo consiglio? No, perché appunto non ho trovato niente da consigliarvi se non una bella copertina che lascia il tempo che trova, ovviamente. Ultimo libro di cui voglio parlarvi è un libro che ho letto invece in ebook ed è un racconto. Si intitola Un buon presagio ed è scritto da Gillian Flynn, che è l'autrice di Mi sembra l'amore bugiardo, insomma di una serie di thriller famosi. È un libro autoconclusivo ed è un libricino che a me è piaciuto moltissimo. Abbiamo la nostra protagonista, di cui non sappiamo il nome, non sappiamo in realtà granché, che lei praticamente legge le carte alle persone, legge le mani alle persone, è un po' tipo una fattucchiera, però ovviamente finge, segue queste persone ricche, diciamo, li aiuta nei loro problemi. Quando un giorno arriva Susan, che appunto va da questa sensitiva a chiedergli aiuto, perché secondo lei nella sua casa c'è qualcosa di malvagio, forse legata al figliastro. E quindi la nostra sensitiva le propone di andare a casa sua per purificarla con salvia e cose, in modo da spillargli più soldi possibili. Il problema è che quando lei arriva in questa casa, effettivamente si rende conto che qualcosa c'è. Allora, questo è un thriller che mi è piaciuto moltissimo, con degli elementi sovrannaturali ben piazzati. La protagonista e tutti gli altri personaggi sono ben curati, nonostante appunto sia un libricino piccolo, perché è di 85 pagine, quindi neanche 100 pagine, veramente molto piccolo. È un libro incisivo, è un libro inquietante. Secondo me la bravura dell'autrice sta nel riuscire a manipolare il lettore. E ci riesce benissimo, infatti tu che leggi non sai mai se effettivamente la cosa è così sul serio oppure no. Ciò che sembra in realtà potrebbe non essere. Quindi insomma l'autrice è molto brava a giocare su questa cosa ed è il punto di forza del libro. È un libro ambiguo, con un finale un po' aperto, i personaggi sono ambigui. E ha un libro che ha un ottimo stile di scrittura. L'unica pecca che devo dire su questo libro è il prezzo, perché per 85 pagine abbiamo un cartaceo di 11,40 euro e un ebook di 7 euro e passa, quindi il prezzo è altissimo, ma la storia è veramente molto molto carina, intrattiene, è inquietante, lascia un po' di ansia, di suspense, quindi assolutamente ve la consiglio. Benissimo, quindi questi sono stati i libri, la seconda parte dei libri che ho letto a luglio. Fatemi sapere se avete letto qualcosa di questi libri, che libri avete letto voi a luglio, se avete dei consigli da darmi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!